Adesso invece parliamo dei rapporti giuridici e delle posizioni giuridiche soggettive. Quindi, con riguardo, diciamo, alle parti del programma, si dovrà parlare delle persone fisiche, delle persone giuridiche, delle associazioni, delle fondazioni e comitati, delle nozioni preliminari sui beni e sui diritti patrimoniali, dei diritti reali e dei diritti di credito. L'acquisto a titolo originario e a titolo derivativo dei diritti. Però noi cerchiamo di risolvere tutti questi argomenti che sono appunto i punti previsti nel programma appunto per sostenere l'esame di istituzione di diritto privato 1, seguendo però un altro, diciamo, un altro schema degli argomenti, e quindi parliamo innanzitutto dei rapporti giuridici e quindi delle posizioni giuridiche soggettive, andando ad analizzarle una per una, quindi tutte le situazioni giuridiche soggettive, no? Quindi diritti soggettivi, le potestà, il diritto potestativo, l'interesse legittimo, l'onere e le aspettative legittime di fatto. Poi analizzate, diciamo, una per una tutte queste posizioni giuridiche soggettive e anche offerta, diciamo, una nozione di, compresa, diciamo, la nozione di situazione giuridica soggettiva, che prevede anche l'analisi appunto delle posizioni giuridiche soggettive di vantaggio rispetto appunto alle posizioni giuridiche soggettive di svantaggio. Andremo ad analizzare più nello specifico esclusivamente i diritti soggettivi per offrire appunto quella che è la classificazione che viene anche richiesta tra diritti assoluti e diritti reali. In particolare, con riguardo al diritto soggettivo, approfondiremo appunto le modalità di acquisto, che sono un altro argomento appunto d'esame, e quindi modalità di acquisto del diritto a titolo originario o a titolo derivativo, e poi proprio la classificazione dei diritti soggettivi, che si suddividono in diritti della personalità e in diritti patrimoniali. Quindi, poi ulteriore classificazione dei diritti patrimoniali è appunto quella richiesta tra diritti relativi e diritti assoluti, per cui abbiamo che sono diritti assoluti con riguardo appunto ai diritti patrimoniali, i diritti reali, è un classico esempio. Ne è appunto la proprietà, cioè un diritto assoluto è un diritto, anticipiamo che è un diritto che può essere, cioè che si può fare valere nei confronti di tutti, e mentre diritti di credito, cioè diritti relativi, sempre appunto tra i diritti patrimoniali, ovvero cosiddetti anche diritti di credito o diritti della persona, no? Diritti personali o diritti in persona, sono relativi proprio perché anticipiamo anche in questo caso, diritto relativo è un diritto che può essere fatto valere solo nei confronti di un soggetto determinato, quindi ad esempio il diritto del creditore nei confronti del debitore. E con riguardo ai diritti patrimoniali poi analizzeremo anche l'ulteriore classificazione sui diritti dell'opera dell'ingegno, che sono assimilabili per certi versi ai diritti reali, che sono diritti assoluti, però mentre il diritto reale è un diritto che diciamo, riguarda l'utilità che si ha su una cosa determinata, che esiste, cioè su un bene, diciamo, reale, i diritti sull'opera dell'ingegno chiaramente riguardano l'utilità che si può trarre anche con riguardo, diciamo, alla disciplina sulla concorrenza, dalle opere dell'ingegno, e quindi diciamo, dall'opera intellettuale, non solo l'opera dell'ingegno, ma anche appunto, diciamo, sia la proprietà intellettuale che i cosiddetti brevetti. Questo, diciamo, con questo concludiamo alcuni argomenti appunto d'esame, nello stesso tempo, diciamo, li racchiudiamo tutti in quelli che sono i rapporti giuridici con riguardo alle situazioni giuridiche soggettive, di vantaggio e di svantaggio. Poi, come secondo argomento, tratteremo, sempre però appunto con riguardo, diciamo, a questa parte generale, parleremo dei soggetti del rapporto giuridico e dunque appunto dell'altro punto che viene richiesto al programma, delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Quindi persone fisiche e persone giuridiche, e con riguardo alle persone giuridiche ci sarà l'occasione di approfondire alcune cose sugli enti collettivamente organizzati, quindi associazioni, fondazioni e anche, diciamo, cenni, diciamo, sulla disciplina societaria, anche se poi è un argomento che viene specificamente trattato con riguardo allo studio del libro quinto, che viene invece appunto richiesto come materia del libro quinto del codice civile, che viene richiesto, che contiene anche la disciplina societaria, della società, che viene richiesto invece per l'esame di istituzione di diritto, l'istituzione di diritto privato 2. Mentre, oltre ai soggetti del rapporto giuridico e quindi alla capacità, diciamo,
alle persone fisiche e alle persone giuridiche, e come ultimo argomento, ultimo e terzo argomento, tratteremo, sempre con riguardo a questa parte generale, la capacità dei soggetti giuridici, quindi capacità giuridica e capacità d'agire. Capacità giuridica e capacità d'agire e anche l'incapacità legale. E quindi, con riguardo all'incapacità legale, si parlerà dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e poi infine anche dell'incapacità cosiddetta naturale. Chiudiamo qui, diciamo, l'indice degli argomenti e iniziamo subito dal primo punto che riguarda appunto le posizioni giuridiche soggettive, e quindi i diritti, gli oneri, le potestà.